Misano World Circuit, 28 di marzo, dopo questo lungo inverno è tempo di ripartire con la pista, con le gare, insomma una giornata non caldissima a dire la verità, però almeno col bel tempo per poterci permettere di fare qualche girettino. Misano tutta blu perché oggi c'è Yamaha Super Sport World Tour, ovvero quell'evento che porta in pista gli appassionati, ma un'occasione per Yamaha per farci vedere e farci provare anche una delle sue novità del 2022, che è l'R7 in formato trofeo, l'R7 Cup. Un solo turno per capire un po' come funziona la moto, che per filosofia avvicina molto anche l'RS660, Yamaha R7 Cup, che va a completare il pannello di offerte che Yamaha ha nel mondo sportivo, che parte dall'R3 Cup per salire fino alla R1. Quindi con Yamaha è l'unica casa, diciamo, che può permettervi di fare un percorso in pista davvero completo. R3, R7, R6, R1 e perché no magari Mondiale Superbike. Tutto questo si chiama Blue Crew nella filosofia di Yamaha. Oggi ce l'hanno anche presentato, ma la protagonista, secondo me, che mi ha incuriosito di più era assolutamente l'R7 Cup. Allora adesso cerco di farmi spiegare come è fatta l'R7 Cup, che filosofia c'è dietro, quanto costa, e poi facciamo anche un giretto in pista e vi dico anche come va. Race for fun, gareggiare per divertimento. In inglese fa più figo, ma il significato è lo stesso. Sottolinea quella voglia che hanno tantissime persone di mettersi in gioco in pista senza per forza dover avere la pressione del risultato, ma semplicemente per vivere quell'emozione e quell'adrenalina che solo una gara riesce a darti. E poco importa se arrivi primo, terzo o ultimo. La sfida in questo caso è più contro te stesso che contro gli avversari. Race for fun è un termine ben noto agli americani, figli dello zio Sam. Basta che qualcosa abbia due ruote e un motore e si buttano in pista a correre. E vaglielo a spiegare a loro che le moto sono poco adatte, chi se ne frega, e vinca il migliore. Perché tutto questo preambolo? Perché sposa alla perfezione il concetto che ha portato all'R7 Cup, moto che appartiene alla serie R ed è di fatto il perfetto anello di congiunzione tra le piccole R3 e le più professionali R6 ed R1. Una moto che va a completare quella che di fatto è la gamma di supersport più completa sul mercato. Luca Lussana, Misano, giornata importantissima perché vabbè, siamo tornati in pista, si comincia a girare, i ragazzi della R3 Cup sono qua, tu sei il responsabile di tutto questo, diciamo, area, diciamo, della Blue Crew, possiamo dirlo, sì. Che è una iniziativa di Yamaha che, unica al mondo, possiamo dire, permette di accompagnare un bambino da zero arrivare potenzialmente fino in Superbike, o quantomeno di esprimere tutto quello che lui può esprimere a livello di potenziale. R3, R7 che arriva quest'anno, R6, R1. Sono molto interessato all'R7 perché l'R7 arriva come tassello intermedio tra la 300 e la 600, che comunque è una moto super sportiva, specialistica, adatta per correre. L'R7 invece è una moto, voi l'avete definita per gentleman driver, ma vogliamo dire cosa vi aspettate da questo trofeo? Diciamo che l'arrivo dell'R7 ha scompigliato un po' le carte sul banco. Dopo i primi test abbiamo avuto dei feedback veramente positivi e questi feedback ci dicevano che la moto è molto, come dire, fruibile, performante per un utilizzo in pista. Questo ci ha portato a pensare a, ma allora torniamo alle nostre belle abitudini del passato, organizziamo una bella cup come si faceva. E da qui appunto l'idea di partire con questa nuova cup, perché la moto si colloca in un segmento dove probabilmente non c'era ancora una, come dire, una copertura adeguata, e questa moto va a colmare quel vuoto. E intanto gli iscritti sono già, mi sembra, se non mi sbaglio, 33. Ci stiamo trentina. Arrivando, sì. Una trentina. Quindi chi è che si è iscritto a questa R7 Cup? Che mi potrei farla io, che sono un gentleman driver, molto gentleman, ormai per l'età, ma può farla anche un ragazzino che vuole crescere o comunque che vuole fare un passo, diciamo, intermedio tra il 300 e il 600, perché comunque è una moto un pochino più performante, un pochino più pesante, e quindi ti allena a fare un salto di categoria. Sì, corretto. In effetti la moto è uno step intermedio prima della classica Super Sport 600, e quindi consente anche ai ragazzi che stanno facendo il loro percorso di crescita nel proseguo dopo la 300, idealmente un passaggio in una categoria come questa intermedia sicuramente li aiuterebbe a crescere e a non bruciare le tappe nella loro carriera. Ecco, filosofia Yamaha tutti uguali, mi sai dire più o meno cos'è che voi
cosa sono gli interventi o il kit GYTR, perché ricordiamo che GYTR è Genuine Yamaha Technology Racing, quindi tutti gli accessori racing dedicati alle moto per correre di Yamaha. Sì. Quindi questa moto corre col GYTR, con un kit che voi avete preparato, in cosa consiste? Allora, la moto è stata testata dai nostri tester in pista, quindi si sono fatte le valutazioni opportune e sono state delegate chiaramente a tecnici e a piloti d'esperienza, e al termine di questi primi test si è inquadrato quali erano le aree dove intervenire, e da lì è stato composto questo kit, che è appunto tutte parti prodotte da Yamaha con questo approccio delle parti speciali racing. Quindi il kit parte da uno scarico a Krapovic apposito, ammortizzatore al posteriore un Öhlins, poi passare ai tubi in freccia metallica, l'emulatore per escludere l'ABS, pedane racing, paracarter, la carena in fibra, sella, tutti quei componenti che servono per una moto da corsa. Perfetto, rendere la moto pronta all'uso per fare la cup. Non siamo andati oltre in alcuni componenti proprio perché comunque la filosofia vuol mantenere un costo accessibile, quindi laddove non era estremamente necessario non si è intervenuti. Quindi il motore per esempio non è stato toccato, bravissimo. Anche perché vuol dire fare tutta la stagione, non dovere tagliando olio e filtro e pedalare, come si dice. Assolutamente. Consuma poco le gomme, quindi cioè, è una moto che costa veramente poco. Tra l'altro, se non mi sbaglio, il prezzo di partecipazione, cioè kit più iscrizione, è veramente... Sono 5.500 euro per il pilota, e comprende tutto. Kit, quindi moto pronta, e tutto il pacchetto per poter partecipare alle gare, tasse, tutto quanto compreso. Io la moto che me la dovete comprare, la perché moto, poi sì, a fine anno potete riportare stradale, tanto se non toccate il motore la moto si mette sul catalizzatore, centraline, torna come era prima. Assolutamente, no? Centraline e motore rimangono originali. Ecco, tua impressione più che altro, visto che c'è un altro, non è un mistero, insomma, anche Aprilia con l'RS660, un bicilindrico di media cilindrata, c'è la possibilità secondo te in un futuro che ci sia magari anche un challenge dedicato a delle bicilindriche fatto così, che sia, perché è un po' una categoria che alla fine manca. Potrebbe essere un'evoluzione del futuro, sì. Diciamo che nel futuro questo segmento potrebbe diventare una parte importante del mondo delle gare. Anche perché, poi diciamoci la verità, è bello correre, è bellissimo, io l'ho fatto per tanti anni, è bello anche correre a volte senza pressioni, cioè correre per partecipare, per divertirsi, per esserci, quell'adrenalina del semaforo che si spegne la vivi anche se sei ultimo, stai correndo con l'R7, no? Il divertimento è lì, no? Hai esattamente centrato il punto di questo progetto, è il piacere della competizione, esatto, che provi solo quando sei lì dentro e puoi appunto metterti in gioco con altri concorrenti. Poi è chiaro, questa che è l'essenza, esatto, però è chiaro, perfetta. Che vincere è bello per tutti, certo, ma è anche chiaro. Sfidare se stessi, perché qui tempo alla mano, cerchi di migliorarti, e quindi in questi trofei, diciamo, chiamiamoli minori, ma secondo me non è vero, non è una parola corretta. Sono trofei, diciamo, economici, sì, che costano poco, insomma, quello che è. Più sostenibili. Sostenibile, che è una parola perfetta per il 2022. Sono secondo me la chiave di volta per riportare un po' di gente in pista, perché adesso un correre in pista costa veramente tanto, e se si può anche farlo senza spendere una follia non è male. Sì, esattamente questo. L'obiettivo è portare i piloti, i nostri clienti in pista, a farli divertire e far sì che ci sia ancora gente nel motorsport. Esatto. Grazie Luca, e adesso io vado a provare l'R7 e poi vi dico anche come va. Allora, il commento sull'R7 ve lo faccio qui camminando sulla pit lane di Misano, perché l'R7 a nostra disposizione era una sola, quindi sta continuamente girando, non ho nemmeno l'occasione di farvela vedere un po' live, però commento di un turno solo, ovviamente non si possono fare miracoli, l'R7 è quello che è un assetto che definirei un po' embrionale, su cui si può sicuramente lavorare.
però feeling immediato, bella presenza davanti, una moto non nervosa, molto facile da usare, con cui però per andare forte bisognerà avere un po' di mestiere, perché il motore non è potentissimo, però ha molta coppia, quindi non va fatto girare alto, conviene mettere dentro una marcia dietro l'altra per fare più strada e soprattutto usare la marcia giusta in percorrenza, che è la chiave per andare forte con la R7, come tutte le moto che non hanno tantissimo motore, ma che hanno una ciclistica molto agile e consistente. Una ciclistica che è davvero consistente, consente di fare velocità di percorrenza molto alte, grandi angoli di piega, ed è lì che un po' si gioca. Attenzione, sarà da utilizzare il rapportino giusto per avere la giusta percorrenza di curva e usare il rapporto giusto per non trovarsi un po' impiccati e fermi a centro curva quando si mette una marcia troppo bassa. Queste che sentite girare sono proprio le R7 dei ragazzi che parteciperanno al trofeo. E cosa dire, la moto, anche se siamo proprio agli inizi, secondo me ha un buon potenziale ed è un po' la filosofia, inutile nasconderci, della stessa RS660, che ha un po' più di cavalli di lei, ma il concetto è un po' quello. Motori non tiratissimi, motori stradali che sono fatti per divertirsi più che per fare la Superbike, una moto che può essere veramente una nave scuola per imparare ad andare in pista, soprattutto per chi magari vuole tornare a correre con un oggetto non difficile da usare, senza però scendere fino alle 300, che sono moto molto leggere e un po' moto, diciamo, da ragazzini tra virgolette, perché nascono proprio per i giovani. Qui ci sono 75 cavalli, c'è una moto che ha una buona ciclistica, con il kit di sospensioni devo dire lavora veramente bene. Un motore che ti aiuta, perché non è difficile, si guida con la filosofia di una Supersport 300, più vicina a una Supersport 300 che a una Supersport 600, quindi si frena tardi, si lasciano andare i freni, la moto deve scorrere tanto, non ci si deve fermare a centro curva perché altrimenti non si hanno le prestazioni date, e soprattutto si mettono una marcia dietro l'altra per non impiccare il motore, che non ha tantissimo allungo ma ha tanta coppia, quindi come tutti i motori con tanta coppia conviene cambiare presto e fare più strada. Quick shifter presente solo in salita, non in scalata, quindi in scalata si cambia un po' la vecchia, però la moto devo dire è molto divertente, non è stancante, quindi sono quelle moto che anche se ti prendi per divertirti giri tutta la giornata senza spendere una marea di soldi. Secondo me è un segmento che manca, questo di queste, chiamiamole super twin, con lei, Aprilia RS660, sono moto che tutti quelli che l'hanno provate alla fine dicono che sono super divertenti e poco stancanti, quindi un motivo c'è se 30 iscritti sono arrivati al trofeo R7. Più o meno è tutto quello che mi sono segnato, la frizione è morbida, i freni funzionano molto bene, non si stancano mai. Ripeto, abbiamo fatto solo un turno, una ventina di minuti, però sono un bel po' di giri qua a Misano, quindi qualcosa si riesce a capire. Poi se le moto sono semplici, non sono delle superbike, quindi non c'è da inventarsi chissà che. Vedremo come andrà il trofeo e chissà che non ci sia anche l'opportunità di fare una piccola garetta, magari io sono qua, Yamaha presente. Se avete altri dubbi o domande, qua sotto nei commenti io vi aspetto e noi ci vediamo al prossimo video.